la giornata sia allo sport, ma è particolare perché siamo ricordati un cittadino che ha perso la vita nella strage di Ustica, che ancora non si sanno i motivi. Ci sono tutti i familiari, i figli, ha lasciato due figli, la moglie, e ancora non viene in galla. Dopo 42 anni fare una manifestazione e ricordare il nostro concittadino penso sia un valore simbolico e grande per la nostra comunità. Che la strage di Ustica ha scosso l'Italia e il mondo. Un comune in cui ha perso un concittadino e vivono i suoi familiari, sarebbe importante ricordarlo ogni anno. Gli atleti sono abbastanza numerosi, circa saremo intorno a 160. E che dire, siamo qua, una bella manifestazione, speriamo che finisca al meglio, che nessuno si fa male, ci divertiamo tutti. Il trofeo si chiama Memorial Lillo De Cicco, che era mio padre, ma è principalmente dedicato non solo a Lillo De Cicco, ma alla strage di Ustica del 27 giugno 1980, dove 81 persone in un bruttissimo incidente aereo sono morte quella sera. L'emozione è grandissima, anche perché è il primo anno che sto cercando di fare questa gara, ci ho provato da anni, finalmente è arrivato un bel giorno. Io spero di continuare a farlo perché queste persone hanno bisogno di essere ricordate, perché non si può dimenticare come ha fatto lo Stato italiano, che ci ha dimenticati. Noi no, noi siamo le persone che dobbiamo vivere e non dobbiamo dimenticare questi 81 angeli, anche perché non erano persone da buttare via, erano tutti giovani, ragazzi, e bisogna ricordarli con il cuore.